stata una prestazione di grande dedizione, grande sacrificio e a tratti anche qualità, perché siamo stati in grado di mettere in difficoltà un avversario che nel campionato era tra quelli che avevano perso meno, quindi sicuramente non era facile uscire da questo campo con questo punteggio. E quindi complimenti a tutti per la prestazione e per il modo con cui abbiamo affrontato questa partita. Io sono convinto di avere a disposizione il gruppo sano, l'ho ripetuto e lo continuerò a ripetere, un gruppo sano che ha voglia di essere protagonista. Ovviamente in 42 partite non è sempre facile riuscirci ogni domenica, però l'ambizione è quella di provarci e noi quotidianamente lavoriamo per ottenere risultati così, e quando arrivano sicuramente siamo molto contenti. Franco me lo chiedete ogni volta e ogni volta vi rispondo le stesse cose, perché è un giocatore che ha delle qualità diverse da questa categoria e quando entra ovviamente la palla cambia il ritmo del gioco, perché lui sia nelle giocate sia nei tempi delle giocate sicuramente sono diverse rispetto a tanti suoi compagni, ma ovviamente ognuno ha le sue qualità e lui ha queste qualità enormi e oggi l'ha messa a disposizione del gruppo, che è la cosa più importante. Sono stati bravissimi i ragazzi che sono entrati, perché Franco, Andres e Nenè si sono sacrificati come hanno fatto tutti i compagni all'inizio partita, e questo è il nostro obiettivo, capire quelle che sono le fondamenta per ottenere risultati, e le caratteristiche che abbiamo usato oggi sono le fondamenta e sappiamo benissimo che nel tempo possiamo migliorare tanto in tantissime cose e lavoriamo quotidianamente per quello. Noi vogliamo sempre far punti e vogliamo migliorare di partita in partita, sapendo che ogni gara nasconde le insidie, questa ne nascondeva tantissime perché era una delle squadre che aveva perso di meno in tutto il campionato. In casa aveva fatto sempre degli ottimi risultati, a parte l'ultima gara casalinga. E noi oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché senza questa prestazione saremmo usciti dal campo sicuramente non con una vittoria. Siamo contentissimi di aver dato continuità alla partita di domenica e vogliamo continuare su questa strada, sapendo che ogni partita sarà dura a partire da quella di Terni, l'ho appena detto ai ragazzi, perché affrontiamo una squadra che in casa ha sempre meritato molto di più di quello che ha raccolto, quindi dobbiamo arrivare su quel campo con le antenne dritte e pronti a fare un'altra battaglia, provando a migliorare le cose che sappiamo possiamo migliorare. L'ho detto il primo giorno e lo potrei dire ogni giorno, ma non serve usare parole, perché ci hanno dimostrato delle cose troppo grandi per questa categoria e noi lo sappiamo, ce lo ripetiamo, loro meriterebbero altro, però noi siamo in questa categoria, vogliamo fare bene ogni gara e diamo tutto ogni partita per renderli felici. Sappiamo che non sempre è possibile, però alla base mettiamo sempre tutto quello che abbiamo e penso che non facendo in questo modo poi alla fine non si possano avere dei rimpianti.